poter avere un sistema di riscossione più efficace e più efficiente significa poter incassare più tributi locali, essere più equi, perché chiaramente c'è chi paga e chi non paga, e avere, diciamo, più risorse per la gestione quotidiana della città, quindi più manutenzione, più qualità dei servizi. Immaginiamo solo la riscossione della tassa sui rifiuti. Aumentando la possibilità di riscossione, da un lato si potranno migliorare ancora di più i servizi di cui c'è bisogno, dall'altro si potrà anche pagare di meno, perché che a parità, diciamo, aumentando il gettito, chiaramente il costo si ripartisce su una quantità di persone più ampia. Sì, Napoli ha 2 miliardi e 200 milioni di mancate entrate, che tra l'altro corrispondono al disavanzo. Il vero obiettivo di questa operazione è avere risorse per migliorare i servizi e migliorare complessivamente la città, non è fine a se stesso. E il risanamento del bilancio serve proprio a questo, a far sì che questa città abbia le risorse disponibili per poter migliorare complessivamente. Sono circa 1 miliardo di euro complessivi nel corso del periodo, circa 70 milioni di euro a regime. Ma vi dico, il tema della quantità è conseguente alla ricostruzione di questo patto di cittadinanza. Questo è un po' l'obiettivo principale, e questo su cui quello ci impegneremo da adesso, da subito, dal 1° maggio, per poi conseguire risultati. Poi tutte quelle risorse saranno anche la condizione per migliorare la qualità dei servizi per le imprese del cittadino. Non ci sarà un atteggiamento vessatorio, ci sarà una richiesta ai cittadini di collaborare e di partecipare al miglioramento complessivo della città. L'affidamento ad una società di riscossione esterna è uno dei tasselli principali del patto per Napoli. Dal 1 maggio il Comune si affida a Napoli Obiettivo Valore, società che fa capo a Municipia S.p.A., che si è aggiudicata la gara e fornirà i sistemi informativi e i modelli operativi per la gestione delle attività di recupero dell'evasione e di riscossione coattiva. Il progetto prevede anche una mappatura aerea della città per acquisire immagini georeferenziate e l'uso di intelligenza artificiale per rilevare i beni immobili e non che possono generare profitto. I canali di contatto con il pubblico saranno sportelli fisici presso le municipalità, 600 tabaccherie e sportelli telematici digitali. La conoscenza del territorio è fondamentale, su questo faremo grandi investimenti, soprattutto nei primi anni. Questo ci permetterà anche di identificare nuovi contribuenti o chi realmente deve pagare, e questo consente anche di poi fare delle scelte su chi è in maggiore difficoltà. Noi siamo attorno al 40% di riscossione, se nel giro di un po' di anni recuperassimo il 10-20% già sarebbe un grande risultato in termini economici e in termini anche di possibilità di rispesa. Chiaro che le differenze reddituali saranno tenute conto, non possiamo farlo in maniera, diciamo, categorica, perché le tasse le devono pagare tutti, però il principio costituzionale è che ciascuno le deve pagare in proporzione al proprio reddito, e noi terremo conto di questo nell'azione che faremo. Da un lato c'è chi è conosciuto e non paga, e questo è chiaramente un problema, però il problema più grande che abbiamo in città è che in realtà non esiste una banca dati della base imponibile, cioè ci sono moltissime persone, moltissime società che sono sconosciute. E quindi questo significa, quindi non è che, insomma, che non pagano, è che non vi vengono neanche chieste di pagare le tasse. Quindi questo è un grande sforzo che va fatto, perché noi siamo molto indietro anche dal punto di vista tecnologico, c'è il problema di un'informatizzazione di tutto il servizio, quindi insomma c'è una strada lunga da fare, ma è una strada fondamentale. Cioè il problema di Napoli non è l'eccesso di spese, il problema di Napoli è la mancanza di entrate.